Di dare esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Livorno per il reato di tentato omicidio. A cosa ci si riferisce? A fine settembre ricorderete che un giovane gambiano del 97 fu colpito alla testa, sulle spallette dei posti prospicienti Piazza Garibaldi, e con una bottiglia di vetro di quelle grandi del 66 gli fu rotta in testa, dopodiché ne nacque una colluttazione a seguito della quale questo cittadino gambiano fu preso di peso e buttato sotto i fossi. Solo per un caso veramente fortuito non ha riportato delle gravissime lesioni, addirittura la morte, okay? Quindi che la fattispecie che si poteva ipotizzare era una fattispecie di tentata omicidio, che è la fattispecie che è stata contestata dal pubblico ministero. Ora, una volta accertata questa situazione, cosa succede? Interviene il 118, a cui viene segnalata una persona appunto sotto i fossi, e interviene il 118, trovano questo ragazzo in uno stato di tutto bagnato e in stato di assoluta incoscienza. Ok, quindi nell'immediatezza non era possibile acquisire informazioni dalla persona offesa. Viene avviata tutta un'attività investigativa. Fa un po' più piano, sennò non riescono forse a seguire meno velocemente. O sbaglio? Più veloce? Stardisca bene. Ah, ok, quindi viene avviata questa attività investigativa. A partire dall'analisi della visione delle telecamere di videosorveglianza del circuito cittadino e anche di videosorveglianza privata della zona, e sì. Sinteticamente, a seguito dell'analisi di queste telecamere siamo riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti per come si era poi anche dipanata anche in seguito a quelle che erano le dichiarazioni della persona offesa, la quale poi una volta dimessa dall'ospedale è stata espulsa e è stata ascoltata. Pare che la lite sia andata per motivi comunque futili, noi riteniamo che possa esserci dietro anche una vicenda legata a pregresse attività inerenti al mondo degli stupefacenti. Comunque sia, questa persona viene colpita, viene buttata giù da un soggetto che poi si è rivelato essere un cittadino tunisino del 91, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un decreto di espulsione emesso dal questore di Bergamo. Questa persona, dopo aver commesso i fatti, noi siamo riusciti a identificarla, perché la vittima innanzitutto, anche la vittima da identificare in prima battuta, aveva però uno zaino con dei documenti identificativi dalle cui decreti di espulsione della prefettura di Bergamo, okay? Del giugno scorso. Cosa succede? Che attraverso i documenti identificativi della persona offesa, attraverso le nostre banche dati, siamo riusciti a estrapolare una fotografia che effettivamente corrispondeva a quella della persona che era stata colpita. Quindi abbiamo identificato la vittima. Siamo riusciti a identificare l'aggressore anche lì, perché andando a incrociare la descrizione della persona offesa con le analisi delle telecamere, abbiamo avuto intanto un volto e del vestiario, e attraverso una capillare ricerca, anche attraverso le fonti aperte, e pensate anche ai social network, mi riferisco in particolare in questo caso a Facebook, siamo riusciti a identificare l'autore, che peraltro in maniera molto smaliziata ha cambiato numerose volte anche gli account, i profili Facebook, una volta costruito il grave quadro indiziario di questo reato e ottenuta dalla procura la misura cautelare in carcere, ci siamo messi alla ricerca di questa persona, che subito dopo i fatti si era data alla fuga, E dopo un'attenta attività investigativa, anche attraverso l'analisi delle fonti aperte, abbiamo capito che questa persona poteva localizzarsi nel territorio di Bergamo, dove peraltro aveva già dei pregressi e dove aveva appunto ricevuto un'espulsione, e con dei servizi mirati è stato lì localizzato ed arrestato. Quindi nel giro di 3 mesi è stato dapprima identificato, portato all'autorità giudiziaria tutto il materiale probatorio a suo carico, ottenuta la custodia cautelare in carcere, e poi è stato localizzato con un'attività tradizionale, senza intercettazioni, senza cose particolarmente complesse a livello di economicità dell'attività investigativa, però con un'attività tradizionale di polizia giudiziaria vecchio stile, è stato poi rintracciato, localizzato e arrestato, e quindi è stato poi condotto nel carcere di Bergamo. Questo un pochettino i fatti relativi a questo grave episodio
che soltanto per mero caso, per fortuna, diciamo, non ha causato la morte di questa persona. Poteva morire perché di sotto, a parte l'altezza del parapetto che era di circa 5 metri, c'era c'è il, diciamo, il cemento di sotto, ma ci sono anche le barche ormeggiate. Qualsiasi diciamo, colpo di questo tipo da un'altezza di quel genere avrebbe potuto provocare di per sé la morte, tanto più di una persona che era stata colpita in testa con una bottiglia di vetro, gli era stata spaccata in testa, l'aveva indotto in uno stato di incoscienza, quindi poteva anche morire annegato, finito in acqua. Tutta una serie di circostanze fortunose e favorevoli hanno impedito che questo accadesse, però il tentato omicidio è la fattispecie che è stata ipotizzata dalla procura e ritenuta anche dal GIP.